La provincia di Cuneo ha dovuto piangere altre due vittime sul lavoro in un solo giorno. Un allarme, quello delle morti bianche, che l'AMNIL, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, ricorderà domenica con la 60ª giornata nazionale delle vittime del lavoro. Ne vediamo sempre, ne vediamo come si dice di tutti i colori e vorremmo che veramente anche l'autorità ci dessero un po' più di spazio, un po' più di cose per questa cosa, per riuscire a prevenire gli infortuni sul lavoro. Io ne porto le conseguenze per il mio infortunio, però sono ancora vivo. Purtroppo ci sono vedove e orfani che piangono i loro cari morti sul lavoro. La sede della provincia di Cuneo ha organizzato una cerimonia ceva che inizierà con la messa in Duomo per proseguire con la sfilata dei gonfaloni, la deposizione della targa in ricordo delle vittime del Cebano, la consegna dei distintivi d'onore ai grandi invalidi del lavoro da parte dell'INAIL e il pranzo sociale. Quest'anno abbiamo deciso di fare la festa ceva, noi del Consiglio AMIL di Cuneo, perché vogliamo aderire a sostenere Alberto Cairo come premio Nobel per la pace, l'iniziativa premio Nobel per la pace, diciamo, per tutto quello che lui fa in silenzio, tutte quelle cose lì, per i disabili di tutto il mondo. Abbiamo deciso di fare la ceva perché suo papà Carlo è anche nostro socio e invalido sul lavoro e quindi noi dell'AMIL abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa perché ci sembra molto importante.